Ciao a tutti e bentornati da Karin in un nuovo episodio di Poppy Playtime capitolo 4. Sì, andiamo a incontrare i Nightmare Creepers. Alcuni di questi li avevamo già visti, se vi ricordate, Baba, il rospetto maledetto. Avevamo fatto i nostri primi incontri. Adesso stiamo cercando di fuggire, ma se vi ricordate abbiamo visto già i cartonati di qualche personaggio interessante. Oggi vedremo dei nuovi personaggi del quarto capitolo di Poppy Playtime, quindi rimanete con me e non andate via. In questo posto allucinante, sottoterra, che non si capisce neanche tanto bene dove sia, abbiamo fatto il nostro primo incontro con Baba Chops. Ve la ricordate, vero? In questa stanza, che è quella che ci hanno presentato i creatori ufficiali del gioco sulla loro pagina ufficiale? Eccola! È veramente schifosa. E spaventosa con questo suo strano fumo nero. Ma ovviamente non è l'unico nuovo incontro che abbiamo fatto, perché se vi ricordate abbiamo anche Raby Baby. Non l'abbiamo ancora incontrata, forse oggi la beccheremo, non lo so, ma abbiamo sentito per la prima volta la sua voce e tante nuove informazioni su di lei che ci hanno confermato essere una vera gossipara. Lei si fa i cavoli di tutti, non le importa niente di nessuno, è tremenda, se ve lo ricordate. Avevo fatto la traduzione di tutto e non era stata molto simpatica, ecco. Ci avevano anche fatto quasi fuori delle simpatiche pecorelle che erano arrivate così all'improvviso, avete visto quante sono? Noi eravamo scappati e per nostra sfortuna avevamo incontrato Iki Liki. Si nascondeva qui in mezzo ai peluche che erano stati fatti fuori. Beh, dopo tutti questi incontri catastrofici andiamo a trovare nuovi cartonati e nuovi personaggi per la primissima volta. Guardate un po' chi c'è qui. Il nostro draghetto. Vi ricordate qualcosa su di lui? Beh, se ve lo ricordate provate a scriverlo nei commenti e soprattutto vediamo se qualcuno si ricorda il suo nome. È la prima volta in assoluto che troviamo il suo cartonato e soprattutto la sua voce. Ha appena fatto un ruttazzo, avete sentito? È uno schifoso. Comunque è un drago con al collo il segno dei dollari, perché i draghi adorano l'oro, come già vi avevo raccontato, per chi ancora non lo sapeva. Proviamo a sentire cosa dice. Ok, ha detto: queste fiamme non sono solo per fare show, posso darti fuoco in un attimo. Non sembra molto simpatico, eh? Ma oltre al suo cartonato, abbiamo anche quello del nostro amico coccodrillo. Alistair. Alistair Gator. Ha una bella voce, mi piace, suadente. Sentiamo? Sometimes I think rushing around just makes people miss the little things. Mi fa paura perché gli alligatori stanno lì fermi, aspettano che passi e poi ti sbranano in un secondo. I'm calling myself efficient. Ever heard of the law of conservation of energy? Sentite, sta dicendo che lui ama conservare le energie. Sì, sta lì fermo, buono e poi ti fa fuori in un nanosecondo. Hey, can I ask you a favor? You've seen these giant cubes, right? Can you lay an ear on it and tell what you heard? I'd go myself, but the water is so chill. Can't go out. Ha appena chiesto un favore. È tremendino, eh? Ah, non ha voglia di fare nulla. Mi sa che delega sempre agli altri. Comunque siamo in una nuova zona, non so se state vedendo. Questa è la zona delle prigioni che avevamo visto in delle immagini ufficiali che ci avevano dato i creatori del gioco. Probabilmente questa è la zona dove Boxy Boo e gli altri mostri erano stati imprigionati sottoterra. La zona segreta che avevano anticipato in Project Playtime, quindi è una zona super nuova del gioco. Ma c'è un altro strano personaggio che potrebbe esserci nel capitolo nuovo e si dovrebbe chiamare Holly. Non so se è una bambola, maschio o femmina. Holly sembrerebbe un nome femminile, però non sono sicurissima. Sembra una bambola che si collega con dei cavi strani. Guardate, con un corpo abbastanza spaventoso. Sembra un maschio a vederlo così, però non sono sicura. Ci ha appena spezzato l'osso del collo. Direi che non è proprio simpaticissimo o simpaticissima. Io penso che potrebbe essere una bambola amica di Poppy. In effetti Poppy non potrà mai e poi mai essere una bambola singola. Sicuramente ha un compagno o una compagna bambola. E credo che
sia proprio Holly. Ah, e non sembra simpatica, vedete? Sta provando a prenderci con le sue braccia. Non so se sono braccia meccaniche o se ha dei cavi. Si è collegata alla corrente. Comunque fa abbastanza paura. Sembra collegata alla corrente, in effetti. Con questi cavi, con queste mani strane, braccia allungabili che ha, sta cercando di spiaccicarci. Mentre noi stiamo provando a dargli la scossa per farla fuori una volta per tutte. Stiamo cercando di disconnetterla anche in qualche modo dalla corrente. Forse lei si alimenta dalla corrente. Non ne ho idea, fatemi sapere la vostra nei commenti se sapete qualcosa in più su questo personaggio, se avete qualche info. Però a quanto pare sembra un personaggio abbastanza forte, che non so se ci sarà effettivamente nel quarto capitolo, ma sicuramente i Nightmare Critters ci saranno tutti perché sono ufficiali. Guardate, guardate, c'è Poppy! E c'erano anche gli altri personaggi. A momenti addirittura si è creduto che forse Holly è la pecora, è Baba Shops. Perché non ho capito tanto bene il fatto che tutta quella sua criniera pelosetta, la lana che ha la pecora, sembravano dei cavi in delle immagini. Quindi non lo so. Ma stiamo scoprendo un nuovo personaggio. Sembrerebbe un draghetto pianoforte. Vedete che è stato tutto distrutto il suo cartonato? Ma è un draghetto con al posto dei denti una pianola per suonare. E in giro ci sono tutti i suoi cartonati. Questo è un personaggio nuovissimo che è stato, lo so, spoilerato, presentato letteralmente da pochi giorni. Non so chi sia, non ho grandi informazioni su di lui. Però possiamo ascoltare ovviamente il suo cartonato ogni volta che si preme il tasto e scoprire qualcosa. Did you know that music can reach anyone's heart? Vedete, sta parlando di musica perché appunto è un personaggio musicale, con tutti i tastini colorati al posto delle zampe, delle unghie, tutta una tastiera, anche qua lungo il collo e sulla pancia, tutta una tastiera con i tasti bianco e neri del pianoforte. Visto? Prova a suonare la mia pancia, dice, perché la sua pancia è una pianola. E questa è una nuova zona del gioco dove non siamo ancora mai stati. Come personaggio è molto molto carino, ma non so dirvi se è un personaggio realmente ufficiale per ora, perché nella pagina ufficiale di Poppy Playtime per ora ho visto solo i Nightmare Critters. Ma a proposito di Nightmare Critters, andiamoli a conoscere un po' meglio, perché abbiamo delle animazioni nuove da vedere. E qua abbiamo Hoppy che strappa la testa a Huggy Wuggy per fare un dispetto a Baby Dog Day. Ma adesso arriveranno i nuovi personaggi. Non so fare che cosa, ma un Nightmare Critters sbucherà sicuramente a breve, mentre Hoppy fa i dispetti. Ha buttato di sotto Dog Day, mi sa che è finito nella stanza segreta di un Nightmare Critters. C'è una strana ombra dietro di lui. Beh, lo sapete che nel trailer Dog Day è stato fatto fuori da Baba, no? Eccola, è dietro di lui. Forse ti conviene scappare, Dog Day, perché questa mangia peluche. Mi sa che mi sono perso. Conosceresti mica l'uscita per scappare da qui? Certo, da questa parte. Grazie. Ma Baba Shops è pazza, lo sapete. Non credo che lo farà andare via così. I'm free, sono libero. Ti piacerebbe? Guarda che cosa c'è in terra. Ossa, cadaveri, peluche morti. Dov'è il Baba? Dove è andata Baba? Sta mangiando qualcosa. Baba! È il cervello di Bubba Fant. Non promette bene, non promette per niente. No, non ha fame. Non ha fame, Dog Day. Assaggialo, assaggialo. Aspetta, anche ora vado. Si è trasformata. Chiudi quella cavolo di porta! Chiudilo! È satanica, una capra satanica. No, no, non la voglio vedere. Addio per sempre. Oh no, è tornato Hoppy. A quanto pare ci ha pensato Baba. E è rimasto solo lo scheletro. Si è preso anche Dog Day.
Ma amici e amiche, preparatevi perché c'è un'altra reaction bellissima da guardare e i disegni dei Nightmare Critters trasformati nella loro versione gigantesca. Devo vederli tutti con voi. La prima è Baba, guardate com'è bella, con in mano tutti i cadaveri morti, poverini! E c'è anche la collana con il teschio. Devo dire che è venuta veramente stramega bene, spaventosa al 100%. Secondo personaggio, tocca a Iki Liki e vediamo che cosa fa nella sua versione trasformata. Sembra che stia dicendo di fare silenzio. È venuto benissimo anche lui, adoro. Non vedo l'ora di vedere il terzo, non so chi sarà. È Raby Baby al collo, alla goccia di sangue, perché lei è una pipistrellina vampirina e si fa sempre gli affari degli altri, come ben sapete. Probabilmente succhierà anche il sangue, perché altrimenti non gli mettevano la goccia al collo. E ora tocca ad Alistair Gator nella sua versione trasformata, è gigantesco, sembra essere diventato enorme. E Simon Smoke, che probabilmente diventerà il mio personaggio preferito perché io adoro follemente i draghi, sono veramente strafissata, lo sapete. Nella sua versione enorme è super bello, guardate le zampe gigantesche, grossissimo è diventato. Poi abbiamo Po, che sarebbe questa specie di civetta, gufo. Io non so se è un personaggio ufficiale, perché nella lista di dei Night Critters veri non ci sarebbe Po, quindi boh, io non so da dove se lo sono tirato fuori, però vedo che tutti lo disegnano. E abbiamo Tuil, dovrebbe essere un personaggio ufficiale perché è il topo, ed era effettivamente tra i Nightmare Critters. E per ultimo abbiamo lo squaletto, vi ricordate il suo nome? Provate a scriverlo nei commenti in 3, 2, 1. Si chiama Maggie Mako e dovrebbe essere una femmina, proprio perché si chiama Maggie e Maggie è un nome da femmina. Ditemi quale tra tutti questi disegni meravigliosi vi piace di più. Alistair Gator è venuto benissimo, ma anche il nostro draghetto è stupendo. Sono uno più bello dell'altro e anche Maggie non mi dispiace affatto. Super super belli. Ma vi avevo promesso una nuova animazione ed eccola qua, perché abbiamo una storia super super nuova, ispirata proprio ai Nightmare Critters con i nuovi personaggi. Dovrebbe essere la storia vera, le origini di Baba Shops. Stiamo a vedere che cosa succede e che cosa ci raccontano oggi, perché io non l'ho ancora vista, quindi la guardo adesso per la prima volta insieme a voi. Sembra che stia inseguendo Piggy Piggy e Dog Day. Vediamo che cosa fa. Da quanto so io dovrebbe ammazzare tutti di solito, però in mano non ha niente di promettente, perché ha letteralmente un taglia ossa. Per favore non lo fare, non lo fare, dice Piggy Piggy. E invece sembra proprio che l'abbia fatto. Dog Day, Piggy Piggy è morta, mi sa. Voleva tornare alla casa, dolce casa, con gli altri. Sono tutti morti. Piggy Piggy, wait, what is this? Che cos'è questo? Sembrano che tutti i personaggi siano stati fatti fuori, esattamente come nel trailer ufficiale del quarto capitolo che abbiamo visto insieme. Se non l'avete ancora visto il trailer del quarto capitolo, vi metto a fine video dove analizzo tutto e commentiamo insieme. Ma è arrivata Baba e ha detto ciao, ora è il tuo momento, caro Dog Day. Sembra che lo stia strappando in mille pezzi, ma avete visto che cos'è successo? Dove sono? Si chiede. Oh no, non ancora. È orrificante. A quanto pare Baba ha un alter ego, si trasforma come se si attivasse un potere strano che la fa diventare cattiva. Chi è il mostro che ha fatto questo? Sono io il mostro, ha detto Baba. Sì, sei proprio tu. Player, fa qualcosa. Un altro Smiling Critters? Chi sei te? Non ti ho mai visto. Preferisco rimanere da sola, stare isolata, perché ovviamente ogni tanto fa qualcosa di brutto la nostra Baba Chops. Sono innocente, ha detto. Beh, io non lo so se si può dichiarare innocente. Lei non si ricorda di averlo fatto e non lo fa con intenzione. Però possiamo davvero dire che sia innocente? Dite nei commenti innocente o non innocente. Vediamo che cosa pensano i miei follower di Baba Chops. Oh no, you don't.
Non vuole farla scappare, player. Non rinuncia a rincorrerla. Vuole andare dietro a Baba. È pronto a tutto. Che cos'è quella? Una nuova mano del Grappak? Interessante. Mi sa che Baba sta per raccontare una storia. La storia dei Nightmare Critters. In una stranissima casa. Sembra la casa degli orrori. La casa maledetta di Disneyland. La Horror Mansion. Intanto fuori ci sono Alistair e il nostro smokerino che giocano a palla. Lasciami da sola! È Icky? Icky Licky? Ha sfondato con la lingua. Ti ho detto di non entrare qua dentro e soprattutto di non spaccarmi la porta. You're getting kind of pale. Bit of fresh air will do you some good, Babs. I told you not to call me that. Si sta arrabbiando. Si sta arrabbiando. Babs? Why can't you just leave me alone? Ti ho detto di lasciarmi da sola. Forse Icky Licky è stato convinto. You think I should just stay quiet like a good little sheep while you mock me? I don't think so. Not this time. Ecco. Mi sa che si è arrabbiata un po' troppo. È arrivata al suo limite. Ed è uscita di testa. Freak! I'll show you freak! Yes! Yes! Kill him! Wait, what? Do it! Chop him up! Chop, chop! È la voce di Prototipo! Mi sa che Prototipo le ha fatto una specie di lavaggio del cervello per far fuori tutti. E lei, presa dalla rabbia e dal cervello che le è un attimo andato fuori circuito. Oh, this looks serious. Hey, break it up, you two. C'era. Stava spiando, all'inizio stava spiando, poi si è accorta che erano veri pugni e ha deciso di intervenire. Ha detto è psicopatica quella. Ma Baba non è ancora tornata in sé a quanto pare. Revy però sta cercando di calmare un attimo le acque. Ha lanciato via i chilichi. Dai, calmati, tu sei meglio di così, le ha detto. Ce l'ha fatta a farla tornare in sé. Ok, molto meglio adesso. E adesso la lasceremo un po' da sola, vero Icky Licky? Ce ne andiamo? Però lui è dispettoso, gli ha sfondato il soffitto. Dopo aver sfondato la porta. Thanks, Arby. Sorry I got so carried. It's okay. Just know that even if you cut yourself off. Sembra che Rebby comunque sia comprensiva, gli dice di non preoccuparsi, di rilassarsi. Ma la voce nella sua testa continua a parlare. E Baba non sta affatto bene. No. Baba? Are you good? Baba? Stai bene? Tutto ok? Quindi a quanto pare non è colpa di Baba, ragazzi. È colpa di Prototipo. Oh, I cannot wait to tell the others about this. È comunque cattiva, Rebby. È cattivissima perché ha detto non vedo l'ora di raccontare agli altri tutto questo. Quindi è buona, simpatica, ma al contempo è una gossipara maledetta. Cioè, per quanto possa essere gentile, al contempo racconterà tutti i cavoli tuoi a tutti. Quindi a questo punto la povera Baba cerca solo di andarsene e stare da sola. Perché questo mi sta succedendo? Io non voglio far del male a nessuno, ha detto. You are merely my instrument. Now come. We have a lot of work to do. Tu sei solo un mio strumento e ti farò fare quello che voglio. Cioè far fuori tutti nella Poppy Playtime, mi sa. No, ti prego, non far fuori. No, Catby! È il mio personaggio preferito, Catby! Oh mio Dio. No, Baba, you're not. No, Baba, te non sei un mostro. Non è colpa tua. Beh, ce ne sono stati tanti di mostri che player ha incontrato, Però ho capito che Baba alla fine non ha colpe. Ci sono personaggi più cattivi. Beh, è una bella lista. Una bella lista di personaggi cattivi, direi. Povero player.
Poveri noi, perché alla fine player siamo noi. Quante ne ha prese? Troveremo un modo per risolverla, te lo prometto. Non so se Player effettivamente ce la farà a salvare Baba, perché dovrà prima sconfiggere Prototipo, ma prima o poi il Prototipo deve pure essere sconfitto, no? Beh, lasciate mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vedremo nel prossimo video. Ciao!